Siamo in redazione a Bergamo News. Con noi oggi pomeriggio è venuto a trovarci il dottor Paolo Moretti, che presenta questo suo libro, L'insana passione, un volume corposo, molto bello, perché raccoglie e racconta una parte della sua preziosissima e vastissima produzione di collezione di disegni satirici. Come mai questo titolo, innanzitutto, L'insana passione? L'insana passione, diciamo che è un piccolo gioco di parole, perché io credo che bisogna anche essere un pochino autoironici, e quindi l'insana passione era il comportamento che mi attribuivo quando andavo alla disperata ricerca di libri o di riviste che mi interessavano in maniera particolare, e poi perché il collezionista, qualunque esso sia, un po' di insana passione ce l'ha sempre. Importante che non diventi perversione, ecco. Ma in questo senso l'insana passione è accettabile. Allora, un libro che raccoglie allora, giallo e oro innanzitutto, la scelta di questi due colori. Scelte questi colori, dunque, beh, il giallo è anche il colore della follia, ma ci siamo arrivati tardi a questa valutazione. In realtà ci eravamo posti, dico parlo al plurale perché l'anno scorso è stato molto dibattuto con il grafico, un giovane grafico veneziano, Emiliano Cibin, che secondo me ha fatto veramente uno splendido lavoro, con il quale abbiamo a lungo discusso su che cosa mettere in copertina. E in un primo tempo avevamo pensato a una bella tavola del sorgimento, ma era un po' deviante come messaggio, oppure abbiamo pensato a una bellissima tavola di Dudovic, ma anche questa poteva far pensare ad altro. E allora abbiamo cercato invece di trovare una soluzione minimalista da un certo punto di vista, ma che però al tempo stesso possa suscitare un po' di curiosità. Un libro allora impaginato a Venezia, abbiamo detto. Rilegato con molta cura e attenzione, perché ci sono parecchi inserimenti manuali A all'inizio Treviso, dei capitoli, a da un Treviso. artigiano particolare, edito però da un editore bergamasco che è Lubrini Editore. Lubrina, Lonella Bramani, che anzi io ringrazio perché ha avuto appunto anche il coraggio Di di affrontare un'opera come affrontare questa. Sono questo. 200 Sono disegni. 200 immagini, e nella introduzione appunto io spiego che quello che non è questo libro, cioè non è un catalogo, non è un catalogo ragionato, non è una tesi di laurea, non è una storia della satira. Io ho preferito far parlare 200 immagini che ritengo, giudizio insindacabile e quindi discutibile, le più belle graficamente, le più intriganti, le più curiose, quelle che da un punto di vista o politico o grafico o artistico, secondo me, potevano suscitare maggiore interesse. Abbiamo scelto alcune delle immagini, Sì, quella ad esempio questa ci per troviamo. esempio, qui siamo alla fine del Settecento, proprio ultimissimi anni del Settecento, primissimi anni dell'Ottocento, James Gillray, inglese, un grandissimo disegnatore, che tratta il tema della politica estera con Napoleone e il primo ministro Pitt, inglese, che si spartiscono il mondo. E questo è un disegno che poi viene riproposto anche nei secoli successivi, ovviamente con altri personaggi, ma sempre con questo concetto di due grandi protagonisti della storia che si spartiscono le loro sfere di influenza nel mondo. Quanto conta un'immagine? Molto più incisiva un'immagine o un editoriale di giornale, secondo me, sulla politica? Questa è una vecchia questione. Diciamo che effettivamente l'effetto immediato del disegno della vignetta in prima pagina è molto forte. Io confesso, ma credo di non essere il solo, che tra il disegno di Giannelli e il Corriere della Sera, editoriale di Galliera Loggia, tendo più a ricordare la vignetta di Giannelli che non gli editoriali pur belli di Galli della Fa più Loggia. sintesi. Sintesi efficace. La satira è un messaggio, tante volte è un messaggio, diciamo, di indignazione, qualche volta è un messaggio di propaganda politica, soprattutto durante le guerre. Durante le guerre, qua invece siamo già nelle No, qui ricadute. siamo nell'Ottocento, ci sono quel periodo in cui la Francia, per certi aspetti, la fa da padrona, effettivamente. Questa è l'autocaricatura di André Gide, che a mio giudizio è uno dei più grandi caricaturisti in assoluto. È stato anche, diciamo, il disegnatore e il direttore di varie riviste dal 1860 al 1880. E la sua autocaricatura è anche un po' un simbolo, insomma, un giusto attestato di merito per quello che io considero uno dei grandi caricaturisti Di dell'Ottocento. fronte invece c'è Rossini, quindi un grande Rossini, compositore. certamente, anche perché Rossini era uno degli italiani che in Francia aveva apprezzato, conosciuto.
Però questa di Rossini era una curiosità Sì. storica, era stata autorizzata perché era il periodo in cui le caricature dovevano essere autorizzate dai caricaturati. Perché Poi dopo il altrimenti 1870 invece è stata completa libertà. sfogliamo, ce ne sono di bellissime veramente da ammirare, da gustare. Arriviamo a questa del Questa, ecco, pappagallo. il Papagallo è un giornale molto curioso perché il Papagallo, non Pappagallo come all'inizio si può pensare, scongiocando sulla parola del Papa che aveva le truppe francesi che lo difendevano, che lo avevano difeso, insomma, perché nasce nel 1875 e è a Bologna e si occupa quasi esclusivamente di politica estera. E quindi anche nella storia della satira internazionale, secondo me, ha una certa rilevanza e qui il segno grafico è piuttosto bello, il disegnatore uno solo, Tommaso Grossi, che era l'unico disegnatore del giornale, e un giornale che è durato anche molti anni fino alla prima guerra mondiale. Poi passiamo, sempre siamo in un periodo credo francese, Siamo alla arriviamo Belle invece Époque, alla Belle Époque. in particolare alla Chateaubriand, una delle riviste sicuramente più importanti nella storia della satira, a cui collaborano artisti di tutto il mondo. Dura più di 10 anni, è un giornale anche che ha un pubblico importante dal punto di vista numerico e ha dei disegnatori raffinatissimi. Questo, per esempio, che lei Sì. indicava, è tra l'altro un tema, l'amore non convenzionale, quindi insomma tematica delle unioni civili ante litteram, con un disegnatore ungherese, questo anche per far capire un pochino come poi questi giornali non avessero barriere localistiche, insomma, nel senso che ben volentieri accettavano i contributi di disegnatori di tutto il mondo. Disegnatori di tutto il mondo, dicevamo anche di grandi artisti, perché ci sono Infatti, anche grandi firme. assolutamente, il motivo per cui la satira politica di quel periodo, secondo me, in assoluto può essere considerata una delle più valide. Quando pensiamo che collaboratori erano Toulouse-Lautrec, Picasso, Vallotton, Steiner, ci rendiamo conto che qualche volta la satira viene anche un po' sottovalutata. Satira e caricatura, ecco, mettendo insieme i due mondi che sono molto affini. Sfogliamo, arriviamo E arriviamo anche alle caricature. più dei nostri Più giorni, dei nostri forse. giorni, queste sono le caricature di Ardito, che è un disegnatore secondo me straordinario, del quale si diceva giustamente che nel suo caso lavora più la gomma che non il pennino, perché è un continuo lavoro di ripulitura, però poi con una estrema efficacia, perché con due tratti riesce a dare l'immagine dei personaggi. Qual era la caratteristica della satira? L'obiettivo era che cos'era? L'obiettivo della satira, diciamo che in certi periodi storici sicuramente era un'espressione di indignazione contro il potere costituito. In certi periodi, soprattutto nel periodo delle guerre, la satira è stato uno strumento efficacissimo di propaganda politica, perché è quello che dicevamo prima, cioè con un'immagine, con un segno, riesce a essere molto più convincente, oppure suscita anche tutta una serie di situazioni psicologiche volute. Perché quando per esempio dopo Caporetto nascono le riviste cosiddette di trincea, che poi in realtà venivano pubblicate in città tipo Verona, quindi non proprio di trincea, almeno non tutte, qual era lo scopo? Era risollevare il morale delle truppe, demonizzare l'avversario e quindi in sostanza fare opera di propaganda politica quasi scientifica. Senta, questo libro raccoglie 200 disegni, uno più bello dell'altro, uno a chi è rivolto, a chi si rivolge? Ma diciamo che oltre al piccolissimo mondo degli appassionati di satira, in Italia purtroppo non ce ne sono moltissimi, in Francia, in Inghilterra e negli Stati Uniti c'è un pubblico un po' più vasto. Però in tutti i paesi del mondo la satira ha espresso giornali o pubblicazioni interessanti. Infatti nella mia collezione devo dire che ho momenti di satira in tutti i paesi, dalla Cina al Portogallo, dalla Bulgaria alla Libia, insomma, perché sono trovato in Libia anche una pubblicazione satirica. Insomma. Ma questo per dire che insomma, la satira c'è sempre stata dappertutto e questo è a chi è dedicato? A chi è destinato? Direi dovrebbe essere destinato a persone curiose che amano un pochino intrecciare la storia, la cultura, la politica e l'arte.
Senta, è presentato da noi perché è in lingua italiana, ma poi lei lo presenta, ho visto che c'è anche Sì. doppia lingua in inglese perché Sì, sarà naturalmente. presentato anche a Londra l'anno prossimo, sicuramente. E poi potrebbe esserci un'ipotesi francese ancora da valutare. In Italia, dunque, sono state due presentazioni, saranno almeno due presentazioni a Bergamo, una già effettuata e la seconda il 6 di dicembre al Centro Traini. Due a Milano, già previste, Torino, Aosta, Piacenza e Londra. Questo è il calendario Forte dei Marmi, dove c'è il premio della satira politica. E E Bergamo News. Abbiamo per questa sua disponibilità, per averci allietato con questo bellissimo libro, che diciamo dove si può trovare anche. dunque, attualmente si può trovare presso Libreria Arnoldi e Palomar e credo anche in altre librerie della città. Editore Lubrino Kinde Bergamasco, un po' di. Lubrina Editore Bergamasco, e ripeto, la prima presentazione è stata organizzata dal gruppo Generali, senza cui apporto questo libro non sarebbe mai uscito, in Città Alta, Biblioteca Mai. E la seconda verrà presentata appunto per chi volesse essere presente, è pubblica, il 6 di dicembre alle ore 18 al Centro Traini, Credito Bergamasco, via San Francesco d'Assisi. Benissimo, la ringraziamo e Grazie salutiamo a tutti i voi. nostri lettori. Grazie a lei. Grazie.